Cittadini, finita l'agricoltura, verrà la fame. È solo uno dei tanti manifesti affissi dagli agricoltori. Prosegue infatti la loro protesta. Questa mattina decine di trattori sulla via Aurelia all'altezza di Torre in Pietra. Ho scelto di aderire perché le condizioni sono diventate disastrose. Sottopagati, lavoriamo 7 giorni su 7 per garantire un futuro per noi, soprattutto per noi giovani come me, per i nostri figli. E non ci stanno dando più la possibilità di fare tutto ciò. Siamo arrivati a un punto dove il nostro prodotto, il latte come fonte primaria, è sotto costo. Ci stanno togliendo appunto il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, e se continuiamo così veramente saremo carne da macello. Siamo stanchi perché non ci ascolta mai nessuno. Siamo arrivati proprio, possiamo dire, alla frutta, perché i nostri redditi sono completamente azzerati, appiattiti. Secondo noi c'è un problema nella filiera, nel senso, noi siamo a produzione, poi c'è l'industria e la grande distribuzione. Secondo noi, diciamo, il guadagno non è distribuito equamente tra le parti. Per voi quotidianamente cosa vuol dire lavorare in queste condizioni? Che in questa condizione stiamo lavorando in perdita, e quindi da qui a qualche mese / anno le aziende del territorio potrebbero chiudere. I nostri prodotti sono sottopagati, ci sono dei costi di produzione certificati anche da Ismea, dove, diciamo, il settore del latte sono circa 60 centesimi, a noi anche ad oggi viene ribassato di 50, ce lo vogliono sottopagare, e noi vogliamo che i nostri prodotti, latte, grano, ortaggi, qualsiasi prodotto, sia pagato per il prezzo giusto nostro di produzione. Le motivazioni sono contro la Comunità Europea per questo green che non servirà a nulla. Perché se noi non possiamo usare pesticidi, non possiamo usare concimi, ma compriamo materiale dall'estero che è pieno di pesticidi, è inutile, cioè è una concorrenza sleale. Se non dovessero venirvi incontro, cosa vorrebbe dire per voi continuare a lavorare in questo modo? No, è chiudere, non è che lavorare in questo modo, chiuderanno tutte le aziende agricole, è quello che l'Europa vuole. Gli agricoltori hanno già annunciato che continueranno a protestare ad oltranza e hanno anche rivolto un appello direttamente alla cittadinanza. Vi chiediamo di tornare a mangiare italiano, come era fino a tanti anni fa, come siamo cresciuti tutti noi e come vorremmo crescere i nostri figli.